Eccoci. Intanto buonasera al Presidente, alla Giunta, ai consiglieri, ai tanti partecipanti a questo Consiglio. È bello vedere una sala consigliare così vissuta per un tema che certamente tocca da vicino ciascuno di noi. E vorrei ringraziare preliminarmente il Presidente Capigruppo per avermi invitato, per avermi consentito di prendere la parola. Devo dire che io davo per acquisito che la mia presenza stasera fosse concordata e assolutamente accettata nella serenità del dibattito, altrimenti non mi sarei permessa di sedermi ovviamente al banco della Giunta. Credo anche che la mia presenza stasera sia richiesta per offrire un contributo alla discussione, certamente non per fare propaganda politica, quella la facciamo in Consiglio regionale e certamente i consiglieri che non parlano stasera, sia dell'opposizione ma direi anche della maggioranza, avranno la possibilità di interrogarmi e di utilizzare tutti gli istituti che lo statuto regionale e i regolamenti consentono loro di attivare proprio per arricchire il dibattito, ma nelle sedi opportune, non nella sede di un Consiglio Comunale che deve, lo dice la parola, prima di tutto svolgere una discussione tra i rappresentanti del Comune. E quindi il mio vuole essere davvero soltanto un contributo e devo dire che molte cose già le ha dette il Sindaco, io non ho molto da aggiungere. Devo dire che sono un pochino sorpresa, questo sì, dal fatto che la discussione sul DEF abbia scatenato questo dibattito, probabilmente un mio limite perché pur essendo rappresentante del territorio diciamo non vivo quotidianamente il tema delle terme, pur avendo fatto il presidente della provincia, ma sappiamo bene che la provincia non è mai stata socia, quindi ho sempre vissuto questo tema così sensibile ma con un minimo di terzietà, ecco, non con un coinvolgimento come potete avere ovviamente voi tutti, per cui ripercorrendo anche un po' gli atti di questi mesi, molti venivano richiamati negli interventi precedenti, devo dire che quale era l'intenzione della Regione Toscana era piuttosto palese già nelle premesse di quel protocollo che con responsabilità, lo certifico io per prima, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità. E guardate, credo che vadano bene letti bene gli atti, perché quello che la Regione, provo a esprimere un pensiero autentico del Governatore e della Giunta, pur non sedendo io all'epoca tra i banchi ovviamente degli assessori, però credo che sia intanto da sgombrare il campo rispetto a un disimpegno della Regione Toscana, quando diciamo, si mette in campo una procedura di dismissione di partecipazioni che comunque viene molto diluita nel tempo, l'arco temporale al quale afferiscono le partecipazioni da dismettere è addirittura di 5 anni, qua viene collocato un orizzonte che comunque è al 31 dicembre 2018 e grazie al contributo fondamentale, lasciatemelo dire, del Comune tutto, in primis dell'amministrazione ma insomma anche della mobilitazione generale che c'è stata, quel documento si è via via arricchito e si è arricchito di passaggi che tutelano profondamente il Comune di Montecatini, perché comunque in ogni passaggio viene richiamato un accordo, una negoziazione, viene richiamato in maniera puntuale il protocollo in tutti i suoi contenuti, questo per dire appunto che l'uscita della Regione Toscana, che comunque come dicevo è preceduta da tutta una serie di passaggi, non deve essere confusa con un disimpegno, perché non c'è atto, non esiste atto nel quale la Regione, il governo della Regione non dica che la Regione esce dalla gestione ma punta a una valorizzazione del patrimonio attraverso la conclusione ovviamente di essere da un lato perché certamente le terme sono elemento strategico per questo territorio tutto che va anche ben oltre Montecatini, vorrei dire che riguarda tutta la Val di Nievole, ma con un po' di nostalgia penso anche alla provincia stessa e alla possibilità anche di integrare prodotti turistici, ragionamento che mi è spesso capitato di svolgere, però credo anche che banalmente la Regione Toscana abbia interesse prima di tutto a tutelare il proprio patrimonio.
perché se abbiamo il 67% delle partecipazioni è chiaro che quelle partecipazioni hanno un valore e quindi diciamo anche un percorso eventuale di dismissione deve essere ben ponderato e deve essere svolto per ottimizzare quel tipo di valore, ma ovviamente questo è un altro tipo di ragionamento. Il principio di fondo è che la Regione ovviamente ha delineato un percorso, anche perché la non strategicità della partecipazione non è una valutazione squisitamente politica, ma attiene anche all'applicazione di norme. Se una società che non risponde, diciamo, non è stata costituita per assolvere ai fini istituzionali dell'ente e che la Regione debba fare termalismo, sfido qualcuno, diciamo, a affermarlo, ma se quelle partecipazioni, diciamo, sono in società in perdita, lo dice il DEF, la partecipazione diventa di per sé non strategica. E allora, per puntualizzare le cose che diceva opportunamente il Sindaco, il Presidente Rossi ha certamente fatto campagna elettorale, ha detto alcune cose, ha fatto alcune affermazioni, magari ha detto anche cifre, io non ero presente, non mi ricordo, ma non voglio dire ovviamente che non le ha dette. Il Governatore Rossi, non più tardi di questa mattina, ha detto e ha ribadito l'impegno della Regione a sostenere gli investimenti. Chiaramente ha posto una condizione, che io condivido, che questa società trovi un pareggio di bilancio, perché le società non si risanano staccando assegni, soprattutto non si risanano staccando assegni di denaro pubblico, ma si risanano attraverso processi profondi di razionalizzazione, portando un pareggio che certamente da un lato, come diceva il Sindaco tratteggiando anche le linee di un piano industriale che esiste e che verrà presentato, vanno da un lato sull'aumento della marginalità, quindi sull'aumento dei ricavi, ma dall'altra anche sul contenimento dei costi. Fatta questa opportuna razionalizzazione, che ripeto è richiamata anche nella premessa, si può scorrere nella premessa, nelle linee, in vari articoli del protocollo, che a me non sembra aria fritta, anzi sembra una serie puntuale di impegni che le parti reciprocamente hanno assunto, però ecco, detto questo, resta l'impegno sul piatto assolutamente a sostenere e a garantire la conclusione degli impegni. Ci sarà bisogno di denaro regionale? Ci sarà bisogno? Io francamente in questa prima parte di mandato ho chiesto all'amministratore, alla consulente, che fra l'altro si sono insediati a giugno se non sbaglio, non è moltissimo, diciamo, che sono operativi, però di fare uno scenario abbastanza articolato e anche rispetto all'investimento delle Leopoldine, avendo una società di partenza che è già gravata da oneri passivi piuttosto consistenti, ovviamente vorrei poter valutare anche strade alternative. Vi è sicuramente il sostegno da parte del socio regione laddove ovviamente tecnicamente si trovasse la strada, fatta la premessa che dicevo. Vi possono essere altre opportunità, tutte da valutare, e in qualche modo insomma una discussione su questo è anche aperta fra di noi. Questo perché prima di tutto un piano industriale di questa fattezza lo si affronta con grande senso di responsabilità, volendo certamente portare in fondo un investimento che è sicuramente strategico, perché completa un'offerta, completa un prodotto turistico, che non rinuncia ovviamente alla cura, non rinuncia al rapporto col sistema sanitario, ma lo integra con un'offerta di benessere, l'assessore De Paola potrebbe insegnarci, che oggi è richiesto se si vuole attrarre famiglie, se si vuole attrarre un target che sia variegato. Però dicevo chiaramente la condizione di fondo per arrivare a questa conclusione è che dall'altra parte appunto si riesca a raggiungere un equilibrio. E voglio anche dire che questa è una società che comunque la volontà è quella di offrire una prospettiva, quindi non solo concludere il cantiere, ma anche dare una prospettiva solida per il futuro. È una società che ha patrimonio, che ha tanto patrimonio, questo non dobbiamo dimenticarcelo. Stiamo parlando di Logistica Toscana, mi viene in mente, che è una piccola società che fa alcune cose, ma di una società che
a bilancio, visto a 64 milioni di patrimonio, poi è vero in parte ipotecato, ma se facciamo un rapporto fra quello che è il patrimonio e quelli che sono i debiti scritti in bilancio, beh, insomma, sono debiti sufficientemente garantiti. Allora, questo per dire cosa? Che la situazione è sicuramente complessa, richiede uno sforzo formidabile da parte dei soci, ma la Regione sta esattamente in questo percorso. Per cui io invito tutti a leggere il DEF in ogni suo rigo, singolo rigo, perché quello è il frutto di una trattativa che il Comune ha svolto con la Regione e che ovviamente, senza negare la necessità di affiancare a un percorso di dismissione delle alcune date, perché quello ci chiede la Corte dei Conti, però diciamo, rappresenta un percorso. Peraltro nelle premesse al DEF, a quella parte del DEF c'è scritto che il piano di razionalizzazione delle partecipate lo si aggiorna annualmente, quindi diciamo, è sicuramente un indirizzo puntuale, ma non è immutabile nel tempo, laddove se ne dovessero verificare le condizioni. Certo va presidiato, ma comunque nessuno ci punta una pistola alla testa, soprattutto se mettiamo in campo azioni concrete. Ed è esattamente questo il percorso che vogliamo seguire. La Regione a fianco non tanto del Comune e dell'amministrazione, a fianco della città. Io stasera sono qui stasera e sono presente, prima di tutto come forma di rispetto, perché purtroppo poche settimane fa insomma, ero stata invitata alla Commissione partecipata, al Consiglio, per motivi di salute non ho potuto essere presente. Ma stasera mi sono sentita in dovere di esserci per accogliere volentieri un invito, ma anche per assolvere a una giusta rappresentazione alla quale la Regione non doveva e non poteva sottrarsi. Per cui torno a ringraziarvi e torno ovviamente a confermare l'assoluta disponibilità ad ogni confronto, che sia in sede comunale come in sede regionale. Ripeto, sono convinta che i consiglieri Mugnai e Donzelli, ma ripeto anche Baldi e Nicolai, vorranno certamente approfondire il tema come lo è stato già in sede di consiglio nella discussione del DEF, e quindi diciamo, il presidio su due livelli istituzionali rispetto al tema certamente non mancherà. Grazie, Assessore Fratoni.